cosa, è in controllo. E non può smettere di andiamo a va bene? Due partite. Intervista 5. Sì. Chi sei? Sono Gigliola. Sono Daniela. Io sono Gianni Sestucci. Io mi chiamo Marta. Sono Anna. Insegno quasi tutte le materie a Centoia in una pluriclasse. Insegno nella scuola primaria a Tegoleto e in una classe quarta e in una terza, italiano, arte e immagine e informatica. Insegno nella scuola dell'infanzia a Coccinella di Pievaltoppo. Sono insegnante in religione cattolica in diversi istituti di Arezzo. Sono insegnante di scuola dell'infanzia e quindi insegniamo un po' tutte le materie. Insegno alla scuola dell'infanzia di Civitella e cerco di educare i bambini alla vita. Io insegno italiano, musica e arte alla scuola primaria di Ciggiano. Insegno alla scuola dell'infanzia di Tegoleto. Empatia vuol dire avere un feeling particolare con un'altra persona, anche magari non conoscendola. Empatia per me significa riuscire a entrare in rapporto con l'altro, in un rapporto che non sia un rapporto razionale, ma che sia un rapporto emotivo. Empatia vuol dire cercare di entrare nel canale dell'altro, ascoltarlo e avere una comunicazione vera, efficace. Empatia vuol dire entrare a contatto con l'altro, ma nel profondo, quindi comprendersi anche solo con uno sguardo. Per me empatia significa entrare nei panni dell'altro e cercare di capire cosa lo muove, azioni e parole. Per me empatia vuol dire incrociare lo sguardo dell'altro. Empatia è mettersi nei panni degli altri. Per me empatia vuol dire accoglienza, vicinanza e tranquillità. Per me empatia vuol dire riuscire a entrare nelle scarpe, nel cuore e difficilissimo anche un pochino nella testa degli altri. E quando ci riesco vuol dire che riesco a percepire tutta quella gamma di emozioni che lo portano o la portano, nel mio caso i bambini, ad agire in quella maniera. Se ci riesco sono una buona insegnante. Il rispetto è rispettare la libertà dell'altro. Rispettare per me una persona vuol dire non calpestarle i piedi. Per me rispetto vuol dire accettare l'altro. Il rispetto è evitare di far soffrire le altre persone, di rispettare appunto le loro emozioni. Il conflitto per me è rappresentato dallo scontro. Prepotenza. Indisponenza. Incomprensione. Dispiacere. La parola che per me rappresenta la soluzione è l'amore. Dialogo. Confrontarsi. Mediazione. Umiltà. E mi viene sempre in mente.